Salve a tutti amici di YouTube, qui MickeyPerfect96 che vi parla e benvenuti in questo nuovo video dove volevo presentarvi una decklist che stavate aspettando da molto tempo, che ovviamente è pre-Shadow Specters, quindi sicuramente qualcosa che uscirà in Shadow Specters andrà sicuramente in questa decklist. Infatti ragazzi, non appena uscirà Shadow Specters questa decklist sarà da cambiare, quindi non aveva molto senso farla vedere, però dato che insistevate tanto non ho voluto ascoltare le vostre richieste, quindi adesso la farò vedere. La decklist di queste ore, come da titolo, è la decklist del Bujin. Bujin che secondo me sarà uno dei mazzi che andrà nel meta T1 dopo dicembre, quando Dragon Plant sarà distrutto, dato che sta facendo un monometa assoluto. Forse anche più del meta scorso, dato che Judgment degli Spellbook è bandito. Comunque, questo mazzo deve aspettare dicembre secondo me, per esprimere la sua potenza ai massimi livelli, perché adesso c'è ancora qualcosa che gli dà un po' fastidio. Poi vedremo se la Banned darà una mano a questo mazzo, per l'appunto, per esempio, uccidendo Dragonplant. Allora, partiamo dalla Decklist, che mi gira bene, quindi se volete prenderla come spunto per iniziare a giocarlo e poi magari migliorare in altro modo, ecco, potete farlo benissimo. Allora, 3 Bujin Yamato. Allora, questa qui è la carta su cui gira praticamente tutto il deck, perché praticamente fa 1008 Guerriero Bestia che in hand ti searcha un Bujin dal deck. E allo stesso tempo ne scarti una carta, quindi è utile perché diciamo ti aggiungi un Bujin in mano che ti può servire, poi ne scarti magari un altro che parte al cimitero. Adesso andremo a vedere quali. Allora, un'arma letale di questo mazzo è sicuramente la Gru. La Gru che scartandola in damage durante una battaglia raddoppia l'attacco originale del mostro Bujin, che ovviamente, dato che può essere fatto solamente su Bujin, quelli di bestia, ovviamente sarà Yamato oppure Susanoo. Non ci sono altri target validi che si giocano normalmente nel main di questo mazzo. E praticamente questa è fortissima perché nel damage, durante quella battaglia, solamente in quella, quindi se per esempio io ho Yamato e l'avversario picchia con due mostri, io con Gru posso pararmi un attacco, ma se alla seconda battaglia Yamato tornerà a 1008, ricordatelo. Gru praticamente protegge degli attacchi ed è davvero grosso. Quindi va giocato in 3 per fisso. Ecco, una delle tante carte davvero sgrave di questo mazzo è sicuramente Tartaruga, perché Tartaruga dice che quando un mostro Bujin viene targettato dall'effetto di una carta, possiamo bandirlo dal cimitero per negare l'effetto. E appunto queste sei carte attualmente come ora sono alcune delle armi di questo mazzo, perché con Yamato di solito la partenza ottima sarebbe tipo compartire con una delle due, sicuramente con Yamato o una delle due, una di tra Gru o Tartaruga, perché in end cosa si fa? Se ho Tartaruga, aggiungo Gru, ovviamente, e scarto Tartaruga perché parto al cimitero e mi tengo lei in mano che praticamente se mi attacca lo scarto. E viceversa. Il problema sorge quando non ho niente in mano, che in questo caso sono costretto a scartare Tartaruga perché sennò perdo la Gru, anche in un certo senso. Quindi così è in teoria la questione. Poi veniamo al 3 per dei killing. Allora, ne gioco 3 solamente perché non li vedo mai. Io ho fatto delle prove, veramente, non me li trovo mai. Poi ho avuto, cioè mi serviva spesso il terzo. Sicuramente, ragazzi, statene certi, dopo Shadow Specters state pur sicuri che i killing diminuiranno, perché diciamo che possono risultare pesanti. Io la tengo a 3 per ora. Però con Shadow Specter sicuramente caleranno a 2. Perché di solito contro Plant cosa succedeva? Mi faceva sac, due token. Io riuscivo a fare Susano. Poi cosa faceva? Attivavo Susano, scartavo Killing. Poi picchiavo con due volte con Susano i token. Poi rimuovevo Killing e spaccavo. Cioè, così per quello che mi serviva. Cioè, è davvero forte.
Poi veniamo a un mono orso che vabbè, se fa danno, serci tanky, che dopo ti va a far serciare la tanky, e poi inoltre mandi tanky, spacchi uno, è buona. Anche il Bepear può starci, è onesto, perché è la terza gru. Veniamo ora alle spells, che sono la tripla pod, che praticamente questo mazzo non fa quasi per niente speciali. Ed è davvero utile perché comunque rivelando tre carte dal mazzo c'è buona probabilità che ti riveli quello che ti serve, specialmente Yamato quando non c'è. Poi abbiamo una carta che secondo me è abbastanza must in questo mazzo. Minimo in 2 per ci vuole 3 per di Caser Colosseum. Allora, questa carta secondo me è una delle più difficili da trovare perché è vecchissima, ma soprattutto è una delle più sgrave. Perché dice in soldoni, perché se vi sto a tradurre non capite niente. In soldoni dice che l'avversario può controllare un numero di mostri che non superi il mio. Cioè, allora, non funziona se io non controllo niente. Cioè, questa carta parte solamente se controllo almeno un mostro. Ciò vuol dire che se io controllo un mostro, l'avversario ne può controllare uno. Se ne controllo due, l'avversario ne può controllare massimo due. Insomma, è una carta davvero fortissima, è continua. Ed è utile perché? Perché se io parto con Yamato più questa. Facciamo così. Cioè, cosa succede? L'avversario dice: ok, posso giocare massimo un mostro. Dopo, come lo tira giù Yamato con un mostro solo? Cioè, o fa fuori Kaiser o fa fuori con un buco nero. Perché sicuramente io avrò il cimitero tutto protetto dalle tartarughe. Avrò in mano le gru per proteggermi dall'unico attacco che mi saprà fare. Cioè, è davvero fortissima. Limitare anche questa qui è ottima anche contro Dragon Plant. Giocare una carta. Un mostro solo per Dragon Plant è davvero un incubo, quindi secondo me è davvero forte. 3 per di tifoni, allora, secondo me questi qui possono calare benissimo a 2. Io la gioco perché non c'è ancora il centipede dei Bujin che uscirà in Shadow Spectre che spacca le set, ma tifoni lo gioco solamente perché da me ci sono tanti anti-meta e si setta parecchio. Per dei tornei medio importanti sicuramente li calo. E metto anche dei max CD main. Poi non ho messo i max CD, vi spiegherò il perché. Doppia Tenki va a serciare Yamato. Doppia lancia che protegge da bottomless robe varie che possono danno sempre fastidio. Foolish perché? Perché abbiamo nel mazzo abbiamo sia Tartaruga che Killing che partono al cimitero e quindi può essere buono già avere un target valido al cimitero. Inoltre non dimentichiamo che avendo già Tartaruga al cimitero, prima dell'evocazione di Yamato, abbiamo già un qualcosa che ci protegge da eventuali carte, ecco. Quindi è davvero forte. Forse questa qui è forte, però non è indispensabile, perché comunque essendo uno la vedo relativamente poco. E quindi potrei anche toglierla, non si sa mai. Poi Bush Incarnazione, questa qui è davvero grossa, e a me sarebbe piaciuto giocarla in 2x. Però mi sono rassegnato e la giocherò in 1x perché non ho gli slot. Cosa fa praticamente? Se noi non controlliamo mostri e l'avversario ne controlla uno, possiamo prendere un Bujin rimosso e uno al cimitero ed evocarli insieme sul terreno. E non possono essere exiddati eccetto per un Bujin Xyz, ecco. Questo è davvero forte perché di solito si va a recuperare lo Yamato più o Killing o Tartaruga. Perché poi exiddandoli facendo Susanoo stacchi o la tartaruga o il Killing ed è subito un'altra volta pronto per essere attivato. Inoltre va a serciare uno di Susanoo. Questo qui è davvero forte, devo dire. Poi veniamo alle traps che sono staple per una mezza antimeta. Mirror in 2x con 2x di Fiendish, 2x di Prison, Compulsory, Bottomless Torrenziale, Burning, Horn e Spada, Bugie Regalia. Allora, per quanto riguarda il torrenziale, allora il torrenziale può anche essere omesso, perché ovviamente essendoci Yamato che è sul terreno, sarebbe meglio avercelo sul terreno, però torrenziale serve solo nei momenti di estrema necessità, perché se io mi accorgo che l'avversario ha fatto una situazione di gioco in cui molto probabilmente vi farà fuori Yamato, non ha senso lasciare che lo bleffa, tentare di bleffare. Se l'avversario è così bravo che mi riesce a fare un terreno che è pronto per spaccarmi Yamato, gli faccio torrenziale. Chi se ne frega se lo perde Yamato? È molto meglio
è molto meglio farlo subito che magari dopo, perché se dopo mi bitta in continuazione non gliela riesco ad attivare, ecco. Poi per quanto riguarda Regalia, allora queste qui si può giocare anche a due, io la gioco in uno per perché mi sembra pesante. Questa qui praticamente ti fa recuperare o uno Yamato dal cimitero, oppure ti rimette un rimosso nel cimitero ed è buono. Horn lo toglierò sicuramente perché non lo vedo quasi mai. Lo gioco in uno per, è vero, però è davvero rischioso. È davvero forte perché va a pescare uno, soprattutto con Susanoo che attacca tutti. Secondo me, qui baciato questo, dopo attacchi 5 mostri a botta, peschi 5, cioè una gran scombi da matti. Però con Shadow Specters è meglio giocarci altra roba, secondo me. Magari qualche altro mostro in più. E poi veniamo all'extra. L'extra è composto da due Susanoo staple che sono fortissimi. Praticamente sono 2-4, possono attaccare tutti i mostri dell'avversario una volta. E se è davvero forte, un 2-4, infatti, va solo l'attacco apposta. Inoltre puoi staccare uno per mandare un Bujin dal cimitero oppure aggiungerlo in mano, davvero fortissimo. E si fa con due Bujin. Poi veniamo a Constella Romega. Constella Romega, secondo me, è abbastanza staple in questo extra, ci vuole abbastanza. Perché si fa con due mostri luce. Questo qui praticamente ti fa chiudere la partita. Perché se non c'è warning, questa carta entra per forza. E ti fanno qualcosa in catena, fotte sega, tu disattivi in catena e sei a posto. Ti picchi con 2-4, cioè e hai chiuso. Branco Acciaio, Cowboy Gagaga, Utopia, insieme a C39. Maestroke, Papillo, Dweller, Direwolf e Angel Knight. Il nuovo Exceed che uscirà per il Bujin, che non mi ricordo bene come si chiama, vabbè, quello lì lo giocherò minimo in 1x, cioè 1x ci vuole per forza, però sarebbe meglio 2x. Questo era l'extra. La decklist gira, come vi ho già detto, ah, non vi avevo detto le varie versioni. Allora, io ho preferito questa versione anti-meta, perché Bujin non è un mazzo che tende ad essere duro con l'avversario, tende ad andare in control e a non permettere all'avversario di le mosse, e con Gru, Killing e Tartaruga praticamente chiudere qualsiasi possibilità all'avversario di andare avanti con le sue porcate. Infatti ci sono delle versioni OTK come quella con Giardino Nero che io non mi piace molto perché Giardino Nero, beh, ce li ho, però Giardino Nero dimezzare l'attacco di Yamato, cose così. Diciamo che secondo me è scomodo, anche se c'è la combo, comunque deve esserci particolari circostanze che secondo me sono meglio evitare dato che in questo meta ci si può permettere di avere po me poche mani morte perché sennò la partita la si perde. Poi non gioco Max CD main perché vedo sempre questa di primo, cioè è una cosa incredibile, non so perché, cioè io ringrazio perché evocando solo uno comunque Max C fa la muffa in mano, anche se secondo me Max C adesso con Dragon Plant devono essere di must dappertutto, a parte in altri mazzi, però ecco, insomma, così mi gira. E poi con la side ci sistemiamo tutto per bene perché poi giocando scontro Gozen contro Dragon Prince ce la si può giocare. Il mazzo è davvero carino, se ve lo volete montare avete la possibilità di farlo, montatelo perché diventerà veramente forte, e ovviamente con l'uscita di altre carte. Io comunque non ho nient'altro da dire. Ultima cosa, il live è stato cancellato dal mio canale perché facevo una gran fatica a caricarlo. Mi abbassava la linea, faceva del gran casino, andava a scatti, quindi non statemelo a ripetere tutte le sante volte. Poi volevo salutare due utenti che sono volevo salutare due utenti che sono Gianluca 74 Yu-Gi-Oh! E Alberto Manna. E per il resto ho finito qui. Farò il torneo di Shadow Specters, cercherò di portarvi qualcosa. E speriamo di trovare bella roba. Da Mickey Perfect 96 è tutto. Grazie di cuore per tutti i like che mettete, commentate, iscrivetevi, alla prossima. Ciao ragazzi, bella e alla prossima.